A Chieti, presso il Salotto Culturale Art Abruzzo, arrivano la scuola di naturopatia e la mostra d'arte sulla natura. Dopo il successo dell'inaugurazione, il Salotto Culturale Art Abruzzo, situato nel cuore del centro storico della città di Chieti, ha organizzato l'inaugurazione della scuola di naturopatia, un polo di formazione rivolto ai giovani riconosciuto dall'ente nazionale Unipro Ricerca, un importante punto di riferimento naturalistico della città. Sarà organizzato un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza sulle tematiche della natura, ambiente e prevenzione. Per l'occasione è stata allestita la mostra d'arte contemporanea La natura nelle arti visive, a cura di Leonardo Paglialonga, presidente dell'Associazione Artistico-Culturale Nemesis, direttore artistico dell'Associazione I Borghi della Riviera d'Annunziana, da anni curatore d'arte di numerose mostre collettive e personali in ambito regionale, in musei, castelli, palazzi storici, chiese e gallerie per valorizzare l'arte, la cultura ed il territorio abruzzese. Ben 12 artisti partecipanti: Ovidio Arena, Anna Maria Aulicino, Vincenzo Celli, Antonella Di Cristofaro, Antonella Di Giandomenico, Antonio Fagnani, Lucilla Luciani, Giustino Massucci, Bruno Paglialonga, Miriam Scarpone, Romina Scipione e Paola Silvestri. E siamo in compagnia di Frank William Marinelli, presidente del Salotto Culturale Art Abruzzo, che è un punto di riferimento importantissimo per le associazioni del territorio. E Frank poi, tra l'altro, è da sempre impegnato e protagonista delle attività culturali teatine. Ma questo Salotto Culturale Art Abruzzo, tra l'altro inaugurato da poco, di che cosa si occupa? Quali sono le attività che svolge per il territorio? Sì, benvenuti a tutti. Art Abruzzo vuole essere un luogo aperto a tutta la cittadinanza, aperto a tutte le associazioni, un luogo, un punto di riferimento culturale, musicale e artistico della città di Chieti. Siamo molto contenti dell'inaugurazione di successo che c'è stata a marzo. Abbiamo avuto numerose visite anche nell'ulteriore attività che abbiamo fatto. Oggi siamo qui per un'occasione speciale, l'inaugurazione della scuola di naturopatia che abbiamo fortemente voluto qua ad Art Abruzzo. Quindi sarà anche un riferimento naturalistico per la città di Chieti. Tra l'altro questa scuola di naturopatia si fonde armoniosamente anche con il tema della mostra, che è comunque quello della natura. Sì, diciamo che è stata un connubio tra arte e natura. Abbiamo organizzato questa mostra, La natura nelle arti visive, a cura di Leonardo Paglialonga, proprio per dare veramente la centralità all'aspetto naturalistico, all'aspetto dell'ambiente, anche qui nel centro di Chieti e proprio qui ad Art Abruzzo. Il nostro staff è composto da diversi collaboratori, tra alcuni cito in particolare io come presidente, ma abbiamo un'attenzione particolare per i social, quindi c'è una social media manager che è Mira. Abbiamo un'attenzione naturalmente per le attività logistiche, c'è Federico Rapposelli, per le attività amministrative Rossano Bucciarelli e tanti altri collaboratori. Questa sera annunceremo, ecco in esclusiva, la nomina del direttore artistico della galleria, quindi dell'aspetto artistico di Art Abruzzo, che appunto coinvolge sia la cultura, sia la musica e le varie discipline. Per quanto riguarda appunto la parte artistica, la parte anche dell'organizzazione delle mostre collettive, mostre personali, quindi la parte artistica, il nuovo direttore artistico è Leonardo Paglialonga, protagonista anche quest'oggi come organizzatore e curatore di questa bellissima mostra di 12 artisti abruzzesi che con oltre 30 opere hanno impreziosito veramente questa galleria, questo salotto culturale. Voglio sottolineare anche un altro aspetto importante, che il nostro intento è quello di essere sempre più aperti alle proposte delle associazioni e della cittadinanza, quindi siamo qui a disposizione, sono qui a disposizione, sono appunto in campo a tutti gli effetti per le attività culturali come da sempre. Oggi è un altro momento importante, per cui ringrazio sentitamente la direttrice della scuola di naturopatia, Sandra Matteucci, la dottoressa Sandra Matteucci,
e naturalmente Leonardo Pagliaronga, che ha curato l'esposizione artistica. Frank, lei è veramente un punto di riferimento importantissimo, perché da sempre si impegna in tutte le attività culturali teatine, ecco, ma quanto è impegnativo mandare avanti questo salotto culturale, che tra l'altro è importantissimo affinché comunque il territorio mantenga la sua identità culturale? Diciamo, il segreto è metterci il cuore in quello che si fa. Io ci sto mettendo veramente il cuore, l'ho fatto, ho pensato insieme a tutti i collaboratori di aprire questo salotto culturale proprio per dare impulso, per dare risposta a tutte le associazioni, a tutte le proposte in città. Quindi sta diventando sempre di più un riferimento nel territorio e siamo molto contenti perché molte persone vogliono proprio essere ascoltate, le varie proposte e le varie attività. Voglio rivolgere in particolare ringraziamento a Giuliano Mazzoccante, che quest'oggi, grazie a lui e alla sua accademia, ci sarà l'allievo Rodrigo Lopez, che si occuperà appunto di dare un tocco di musica, impreziosire questa serata. L'Accademia è Music and Art International Academy, il maestro Giuliano Mazzoccante, che ringrazio sentitamente per la sua collaborazione. Mi aspetto, ecco, e speriamo tutti quanti, in una collaborazione sempre più proficua da parte delle istituzioni, che dovrebbero appunto sostenere sempre di più il mondo culturale. Ci teniamo, ecco, ad invitare tutti i telespettatori di Rete 8 a venirci a visitare. Art Abruzzo si trova in via Tabassi numero 8, Corso Marruccino, Chieti, nel Palazzo Tabassi, uno dei palazzi più storici della città. Quindi vi invitiamo a venire qui con l'occasione per ringraziare i proprietari che mi hanno dato fiducia anche per questa nuova Art Abruzzo. Ringrazio la famiglia Serafini Gagliani, in particolare donna Elena Gagliani, Angelo e Marina, Roberta e tutti gli eredi della famiglia, che veramente non ci fanno mai mancare il loro prezioso vicinanza, la loro preziosa presenza anche qui questa sera. Ringrazio anche in modo particolare tutti i numerosi spettatori che sono venuti qui, anche le varie autorità presenti. Art Abruzzo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e poi dalle 15 alle 17. Poi ci sono naturalmente aperture straordinarie che abbiamo il sabato e la domenica, che annunciamo varie volte, quindi un luogo anche molto aperto. Colgo l'occasione per ringraziare anche due pittori, Luciano Primavera e Antonella Di Cristoforo, che espongono qui permanentemente e che insieme agli altri pittori presenti in questa bellissima mostra veramente hanno impreziosito questo luogo. Quindi un appello a tutti i pittori, a tutti gli operatori della cultura: noi siamo a disposizione, siamo aperti e siamo proprio per promuovere le attività culturali. Tra le cose, puntiamo anche a realizzare un albo, un censimento di tutti gli artisti abruzzesi, in modo da favorire anche la loro attività, dargli uno spazio e per esporre, e quindi siamo pronti qui e a disposizione. Grazie a tutti voi. E siamo in compagnia di Leonardo Pagliaronga, appena nominato direttore artistico di questo meraviglioso salotto culturale Art Abruzzo. Ma come nasce questa collaborazione con Frank? Nasce da una conoscenza che abbiamo da qualche tempo, da alcuni anni. Io, come presidente dell'associazione Nemesis, ho collaborato con la sua associazione Arabona di Manoppello, ci siamo intesi su tanti punti, c'è una certa compatibilità sui temi e sulla comprensione per quanto riguarda gli aspetti culturali e artistici abruzzesi, e mi ha chiesto di curare, di dirigere artisticamente questa location in pieno centro a Chieti, che ha delle potenzialità secondo me notevoli per vari fattori, e quindi sono contento di questa nomina come direttore artistico, che metterò in campo la mia competenza, la mia esperienza, e possiamo fare delle belle cose unendo un po' le varie arti, le arti visive, la poesia, l'editoria, in una visione un po' michettiana, quindi una visione di una reductio ad unum di tante arti, che alla fine l'arte è una. Mi ha chiesto Frank William Marinelli
di organizzare una mostra a tema, quindi la natura, il connubio tra natura e arte. Ho pensato a un titolo come La natura nelle arti visive, poiché si parla in questo caso in maniera preponderante di pittura, anche se c'è anche una lampada artistica di un famoso artista che è Antonio Fagnani, che è anche direttore, che è anche presidente dei borghi della Riviera d'Annunziana. Quindi la pittura e gli artisti si sono espressi in maniera differente rispetto al tema, quindi abbiamo l'elemento paesaggistico ma anche floreale, inteso in vario modo, in maniera botanica, in maniera neoinformale, neoimpressionista o addirittura con una poetica anche surrealista. Ci sono delle opere in particolare però alle quali lei è particolarmente legato, è così? Sì, sono legato da un patto di sangue con mio padre che mi guarda dall'alto, Bruno Paglialonga, e che sono contento che possiamo far vedere anche alcuni lavori che vanno un po' al di là della sua ricerca ultima, cioè quella astratto informale, verso una ricerca antecedente che ha fatto anche sulle conchiglie e sui cactus. Quanto sono importanti attività del genere per mantenere viva la cultura? Ma sono importantissime, direi veramente che debbono essere anche aiutate dagli enti pubblici e privati, in quanto abbiamo, allora, per dirla con una confidenza pubblica, che non è confidenza a questo punto, sono molti artisti che sublimano con l'arte, con la pittura, con tutte le manifestazioni della creatività, determinati procedimenti inconsci, quindi diventa terapia, arte terapia, e può aiutare nella vita. Ecco, noi la dottoressa Sandra Matteucci, direttrice della Scuola di Naturopatia, ci vuole descrivere questo progetto che prende forma qui presso Art Abruzzo? Sì, certo, è una scuola che ho ideato e diciamo progettato perché ho sentito proprio il bisogno e il desiderio di portare qua in Abruzzo e soprattutto a Chieti questa esperienza che io negli anni ho condotto nella mia vita, nel mio percorso. Io vengo da una laurea in medicina veterinaria, sono approdata poi a una laurea di alimentazione, di dietetica, per arrivare poi alle discipline della medicina complementare. E la nostra scuola di naturopatia è una scuola un po' diversa perché si basa prevalentemente sul concetto di interdisciplinarità e di complementarietà, quindi le varie materie che si susseguono nel corso di studi sono sempre affrontate con la presenza contemporanea dei più docenti, perché questo è il vero significato di Olos, che è l'insieme, il tutto, no? Si parla tanto di olismo, ma è stato molto deviato questo termine, e il vero significato è quello di prendersi cura della persona a 360 gradi. Per fare questo c'è bisogno di una lettura da più punti di vista, e questo è quello che la scuola insegna, con docenti tutti laureati che da anni lavorano in questo campo, e soprattutto anche con la presenza di colleghi medici come il dottor Della Sciucca, che crede enormemente nell'importanza della multidisciplinarità. E siamo in compagnia del dottor Alessandro Della Sciucca, gastroenterologo. Ci parla dell'importanza della prevenzione per il benessere della persona. Allora, io sono il direttore scientifico della Fondazione Foggi, che si prefigge degli obiettivi ben precisi. La prevenzione, portare in regione il concetto di prevenzione e di formazione dei giovani medici. Stiamo portando avanti un progetto di un'importanza fondamentale, che è quello del tumore del pancreas. Sappiamo benissimo che il tumore è aggressivo, sia che porta a morte in pochissimi mesi perché purtroppo si arriva tardi alla diagnosi, e i recenti studi hanno consentito di screeneriare alcune fasce e categorie di pazienti, soprattutto quei familiari che hanno purtroppo avuto uno o due familiari con questo tipo di patologia, i diabetici, i fumatori, gli etilisti, e poi eventualmente anche quei pazienti che hanno superato i 50 anni in su. È un progetto molto ambizioso, però è un progetto che ci porterà, secondo me, a
salvare diverse vite, è l'unico modo. Abbiamo i mezzi, abbiamo la diagnostica che ci permette in particolare di arrivare a una diagnosi precocissima, addirittura di lesioni al di sotto di un centimetro. Quindi pensiamo di andare avanti, di fare un progetto multidisciplinare, sperando di portarlo anche all'università, dove noi ci siamo in un certo qual modo confrontati e siamo stati praticamente accettati con grande entusiasmo. Speriamo che la cosa si realizzi per il bene dei nostri pazienti.